Io cerco di fare il mio, cerco di rendermi utile a questa squadra perché è una squadra importante, ci sono dei giovani molto bravi e stasera l'hanno dimostrato. E sono contento, penso che lo sia il mister, che lo sia tutta la società perché una squadra così con tanti cambi ha dimostrato di potersela giocare benissimo, vuol dire va bene, è un buon punto di partenza dove si può lavorare e migliorare. Signor Daniele, all'inizio del campionato, con tutti questi attaccanti, ti aspettavi di essere adesso il miglior marcatore? Ma no, io ci credo, quando vado su vado per fare gol, cerco di rendermi utile come dicevo prima. Appunto, quando sono lì, io quella palla lì me l'aspettavo, ci credevo, sono andato e se vuoi far gol devi pensare di far così, devi sempre credere che il tuo compagno ti possa mettere in porta o che l'avversario possa sbagliare, altrimenti fai gol. Ma Samp che ha saputo anche soffrire. Sì, ma non è la prima partita e non sarà l'ultima perché nella Serie A bisogna saper soffrire per vincere le partite. È possibile vincere le partite senza soffrire o senza magari chiudersi in difesa, per cui è un buon segnale anche questo. Mi girano un po' perché abbiamo preso un gol stupido che si poteva evitare, ha interrotto la nostra imbattibilità e questo non va bene perché bisogna rimanere concentrati fino alla fine, perché poi poteva succedere alla fine con un contrasto o qualcosa, magari rovinavi una partita che avevi già vinto. Senti, 8 punti, siete terzi in classifica, vi presentate davvero con un bel bigliettino da visita al derby, ma che stracittadina ti aspetta? Tu che ne hai giocate tante. Da domani si resettano i punti di classifica, è come partire da zero, o averne 12 uguale, cambia niente. Il derby di Genova va giocato alla morte tutta la partita, non pensando di avere 3 punti più degli ori o di loro o avere 0 punti. Bisogna giocarlo per vincerlo, senza guardare la classifica, Ma senza Daniele, guardare niente. tu di derby ne giocati tanti. Cos'è un derby? È una partita particolare, è una partita che io sinceramente inizio già a sentirla un pochettino, non è una partita come tutte le altre, porta 3 punti come tutte le altre partite, però vale tanto per noi, vale tanto per la società, vale tanto per i tifosi, per cui niente, non voglio fare proclami, non voglio fare niente, ma cercheremo di dar battaglia su. Una grande festa con il presidente Ferrero. Quando? Dopo il derby? No, non dopo il derby, dopo la Stasera. partita stasera. No, è entrato un po' in spogliatoio, era un po' scarico perché l'abbiamo messo a dura prova anche stasera, però penso sia felice perché insomma tutti gli sforzi che ha fatto li stiamo ripagando, insomma vede che la squadra funziona, per cui è una soddisfazione, ecco, anche rendere felice una persona che finora ha dato molto e spero possa dare ancora tanto questa Una sera. battuta su Romagnoli. Romagnoli sta imparando in fretta. Ha fatto molto bene e devo essere sincero che da quando è con noi ho visto un ragazzo giovane, però già pronto per giocare su palcoscenici importanti. Questo va bene per noi perché avere giocatori forti aumenta la concorrenza e aumenta anche lo stimolo di far bene, per cui sono contento, sono arrivato e spero che possa continuare a far bene perché qui, come sapete tutti quanti voi, è un ambiente dove il giovane è ben accolto, dove il giovane può migliorare, dove il giovane può sbagliare in tranquillità, per cui sono felice che sia qui e che possa migliorare, che dare qualcosa che Più bello questo gol o quello di Palermo? non so, dovrò rivederlo in TV perché ho fatto una cosa molto veloce. Hai fatto anche uno stop oggi Ho da bomber. fatto, sì, ma guarda, posso dire una roba, quando la palla entra in porta, che sia gol bello o brutto, a me non me ne frega niente, basta che la palla entri dentro. Il mister aveva chiesto più corsa dopo la partita contro il Sassuolo, oggi l'avete raccontata. Sì, più che altro abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, con lo spirito giusto, perché non era neanche semplice, perché ha messo in campo una squadra dove molti non avevano mai giocato insieme, per cui magari certi meccanismi dovevano essere collaudati, però sai, quando c'è l'atteggiamento giusto, lo spirito, la voglia di far bene, anche tanti errori passano in secondo piano, perché quando vedi che un ragazzo si impegna già al massimo, non gli si può dire niente e poi l'intesa, diciamo, l'intesa di squadra si migliora col tempo, per cui abbiamo ancora tanto tempo davanti e tanti giocatori si renderanno ancora molto utili. Daniele, solo una cosa,
l'Inter ha fatto tanti cambi e però a te non ha rinunciato, no? Alla fine ha avuto ragione, però anche per te non è un attestato di stima ulteriore? No, certamente mi fa piacere, perché vuol dire che il mister conta. Io penso di dare, cerco di dare il 100% di me stesso in qualsiasi momento, dall'allenamento alla partita. Penso che questo venga apprezzato e sono contento, però ho detto, questa Sampdoria non è che può prescindere da Gastaldello, da Palomo, da Okaka, questa Sampdoria non può prescindere dal nostro gruppo, che è un gruppo formato da giocatori importanti, giocatori che devono dare sempre il massimo, è quello che stiamo facendo in questo momento, per cui non sono i singoli ma l'intera squadra. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Ciao.